chilometro, ormai non dovrebbero esserci più dubbi per questo giovane corridore, passato professionista l'anno scorso nell'Alfa Lum, il leader, il capo carismatico era e rimane Dimitri Konychev, che ha vinto due classiche l'anno scorso e che si è piazzato al secondo posto alle spalle di Greg LeMond al campionato del mondo, ma tocca proprio a Pulnikov conquistare il primo successo. Ed evidentemente il numero 13 porta fortuna a Pulnikov, che ormai in fondo al rettilineo. Allora, Vladimir Pulnikov è il primo corridore dell'Unione Sovietica a conquistare un successo di tappa al Giro d'Italia. 110 chilometri è durata la fuga di Pulnikov, prima in compagnia di Chosas, di Chiappucci, di Anderson, di Konychev e di Saitov, poi da solo nel tratto conclusivo dell'ultima salita. Ed ecco primo Franchini che abbraccia Pulnikov, ecco Giunco, mentre il più tranquillo, il più calmo rimane proprio il vincitore. Ormai dovrebbe essere in vista il gruppo degli inseguitori, eccoli appunto: Chosas, Chiappucci, Anderson e Konychev. Poi ecco che la seconda telecamera sta inquadrando il gruppo della maglia rosa. In coda a questo gruppo vediamo Podenzana, Podenzana in coda al gruppo. Ora nuovamente il rettilineo finale per vedere lo sprint per il posto d'onore. Ecco Anderson, ma è Konychev, Anderson, Chiappucci e Chosas nell'ordine. Anderson in terza posizione, Amplin dei corridori dell'Unione Sovietica, con Pulnikov primo e poi al secondo posto Konychev, terzo Anderson. Il ritardo del gruppo di Konychev 50 secondi, ed ecco il gruppo con, vedete, al centro la maglia rosa di Gianni Bugno. Ecco lo sprint del gruppo, ed è Saligari che vince davanti Bugno. Vediamo tranquillo in penultima posizione, poi vediamo altri corridori che raggiungono il traguardo. Allora vittoria di Pulnikov, con Bugno che mantiene la maglia rosa. Sì, Bugno mantiene la maglia rosa, visto che Pulnikov è arrivato con 1 minuto e 39 sul gruppetto e 2:26 è arrivato, quindi ha sempre maglia. Ecco Ugrumov. Allora Pulnikov, Konychev, Anderson, Chiappucci, Chosas, poi in testa al gruppo Lelli, mentre ecco qua Ugrumov. Altri corridori alla spicciolata. È stata una tappa con 4 gran premi dalla montagna, una tappa difficile non solo sul piano tecnico, ed ecco che arriva Gert Jan Theunisse, e con Theunisse arriva anche Sørensen. Allora Theunisse e Sørensen, mentre ecco che la regia ci ripropone l'arrivo solitario di Pulnikov. Giorgio Martino ha già raggiunto la postazione, mentre ecco che arriva Amadori, arriva Pagnin,
mentre Chosas è caduto nel finale. Passiamo la linea a Giorgio Martino. Ed eccoci, grazie Adriano, siamo sul palco delle premiazioni dove c'è Vladimir Pulnikov, dove sta arrivando anche la maglia rosa di Gianni Bugno. Ecco, prima ancora che venga fatto il cerimoniale con Gianni Bugno, un'impressione, la prima impressione di Gianni di questa tappa che doveva essere di trasferimento verso la cronometro, è stata una delle tappe forse più importanti del giro. Insomma, è stata una delle tappe più difficili anche per il tempo, perché quando siamo passati sulla Castellana eravamo tutti insieme, c'è stata nebbia, abbiamo fatto anche l'altro col in mezzo alla nebbia, praticamente quelli che hanno fatto il GPM sono partiti e hanno continuato la loro azione e noi abbiamo seguito tutto il giorno. Però devo dire un bravo Motté che mi ha dato una mano qua in cima alla salita, un bravo Sierra e un bravo anche a Chioccioli, che insomma hanno dimostrato di essere corridori che non stanno lì solo a aspettare ma anche fanno le loro azioni. Comunque va bene così. Gianni, tu ti sei dannato per riprendere la maglia rosa o ti stava bene anche come stava andando? No, a me stava bene anche come stavano le cose, ma visto che domani c'è un cronometro è più vantaggioso partire ultima posizione, meglio tenerla. A parte che dopo io non è che abbia faticato più di tanto, perché ho fatto la salita davanti, dopo più vantaggio accumulo sui mediani seguitori meglio è. Adesso non so come sta la classifica provvisoria naturalmente, e speriamo che sia dalla mia parte, poi vedremo. E il bandolo di Fignon? Mi dispiace senz'altro, perché è un avversario che rispetto molto, però meglio, no? Naturalmente. Adesso vai alla premiazione, ecco, con il presidente.